Pasta e cinema, un connubio eterno, un legame, una tradizione che vediamo rinnovare spesso all'interno dei suoi film. Penso che chiunque di noi abbia sognato almeno una volta di partecipare alle tavolate di Herzan Ospite. Quanto è importante rinnovare questi momenti della tradizione in un mondo che va così veloce? Ma la tavolata per me dalla mia infanzia, che è stata sempre molto importante, ho messo in tutti i miei film, è diventata una cosa che da una parte è una grande cosa bellissima, dall'altra parte anche un tormentone, che ne so, ci sono tanti marchi che mi chiedono di fare una tavolata allo spot, le cose, ci sono tanti che mandano le foto, che ne so, su Instagram dicendo abbiamo fatto la tavolata di Ospitec, ci sono dei ristoranti addirittura che hanno il tavolo di Ospitec, quindi mi fa piacere, sono diventato un marchio sulla tavolata di Ospitec. Questo riconoscimento da, diciamo, cittadino onorario della città di Gragnano può significare magari un futuro film qui in questa città come set? Questo non lo so, no, io le scelte dei film, di argomenti, le cose le faccio, vengono mano a mano che vado avanti, quindi questo non lo so, soltanto so una cosa, che sono onorato veramente molto, sono molto felice, molto contento, soprattutto di questo calore, di questa accoglienza. A tavola con Ospitec, la consegna delle chiavi della città di Gragnano a Herzan Ospitec, che cosa rappresenta per lei e per tutta la città? Oggi davvero è un momento importante per la nostra Gragnano, per certi versi è un grande riconoscimento di quello che stiamo discutendo ormai da anni, di cultura, di prodotto, di tradizione, di territorio. Il regista nelle sue opere più volte ha valorizzato le nostre aree, ma il Mediterraneo in generale, attraverso un valore indiscusso, ed è bellissimo vedere la sua presenza oggi qui. Per certi versi tende a validare quelli che sono i nostri vantaggi competitivi nel mondo, e ci fa ben sperare, ci fa capire che effettivamente noi possiamo davvero essere alla ribalta internazionale e competere con tutto il mondo. Thank you.